un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna, non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni cosa del mondo, cambierà. Finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono. Foglie, piano, continuate, mai fermate, eh? Uccellini, temporale, forte, galoppo del cavallo. Giorgelina, il grillo, grillo, ancora più forte, ancora più forte, cavalli ancora. Natale, invece vi renderete conto di come si possa guardare a Natale in maniera completamente diversa.
Se qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai. Lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. Cosa ti è piaciuto di più? Cosa, un'attività che rifaresti sicuramente tra quelle che ti hanno proposto? Spagnolo. Spagnolo. Perché ti è piaciuto quello che hai fatto o ti piace proprio questa materia? No, mi è piaciuto quello che abbiamo svolto. Qual è la tua materia preferita? Matematica. Matematica. E la tua? Matematica. Sempre matematica. E che cosa hai fatto di matematica con la professoressa della scuola media? Abbiamo fatto le frazioni, abbiamo giocato con l'euro e ci ha fatto fare alcuni esercizi riguardo l'euro, che c'era una moneta e noi dovevamo scomporre. Ah, perfetto. Poi avete usato anche delle mele? Sì, no? Vero, per scomporre e fare, okay, per dividere a metà. Poi la mia materia preferita è sempre matematica e l'attività che vorrei rifare sicuramente sarà francese. Sarà francese? È francese, è francese. E quello che avete fatto in questa scuola era quello che vi aspettavate? Sicuramente la vostra maestra vi ha detto, no? Vi ha parlato del progetto continuità. Sì. Vi ha detto cosa avreste fatto? Vi eravate fatti un'idea? Io me ne ero fatto un'idea, ma mi ero completamente sbagliata. Cioè, cosa avevi pensato? Io pensavo che ci avrebbero fatto fare solo una sola materia in tutto questo progetto continuità. Invece no, ci hanno fatto fare molte più materie. Cioè, è stata una cosa positiva? Sì, molto positiva. Dai un voto tu questa volta, dai. Allora, questo progetto continuità, che voto daresti? Buono, è stato bello, ti è piaciuto? Sì, molto. E quindi il cambiamento non vi spaventa assolutamente? No. Tu che idea ti eri fatta? Io pensavo che avremmo fatto solo musica, che avremmo suonato solo strumenti, però abbiamo imparato tante altre cose
E in tutto questo anche musica abbiamo afferrato. Ma perché hai pensato alla musica? Perché sai che è una scuola a indirizzo sì. musicale? Sì. E quindi hai conosciuto degli strumenti nuovi o lo strumento che piace a te? Cosa... Allora, io suono la chitarra, però mi piace anche molto il pianoforte. Cambierai? Io pensavo, se venivo a questa scuola, di fare chitarra al mio corso e pianoforte qui, così studiavo due strumenti che mi piacciono entrambi. Brava, quindi sei proprio appassionata di musica. Va bene, grazie mille. Allora, delle materie che hai fatto in questi giorni, no? Con le attività della continuità, quali ti piacerebbe approfondire, conoscere meglio? Spagnolo, francese, strumento. E a te come sono sembrati gli insegnanti? Simpatici. Allora Sara, ti è piaciuta innanzitutto questa esperienza fino, sì. fino ad ora? Quale attività ti è piaciuta di più? Arte, perché abbiamo fatto un lavoretto ed è stato bello. Ascolta, c'era qualche materia che eri particolarmente curiosa di conoscere? O qualcuna nuova che ti è piaciuta invece particolarmente, non lo so, tipo spagnolo, tecnologia, sì, conoscevi già? Che cosa ti è piaciuto di più di questo progetto? Il spagnolo, perché abbiamo imparato una lingua diversa dall'inglese. Uh-huh. Cosa ne pensi dei professori? Sì. Penso che sono degli ottimi professori. Con continuità? Sì, molto, anzi moltissimo. La cosa che mi è piaciuta di più è stata quando abbiamo fatto tecnica il calendario dell'avvento. E i professori ho visto che sono molto bravi. Il progetto continuità mi è piaciuto molto, sia per le attività, sia per il retrofine culturale. Il professore che mi è piaciuto di più è stato il professore di arte quando abbiamo fatto il mini teatrino con il messaggio che rappresentava Marco Pacuvio e Milani che si aiutavano. E che cosa, secondo te, quel disegno delle due scuole che si danno la mano, che cosa ti ha fatto capire? Ci sarà un aiuto reciproco. Ti è piaciuto il progetto continuità? Moltissimo, mi piace moltissimo perché gli insegnanti sono bravissimi, ma soprattutto mi piace francese perché è molto bello e mi piace anche la maestra di francese, ma anche spagnolo mi piace perché abbiamo imparato una nuova lingua diversa che io non sapevo. Uh-huh. Ti piacerebbe venire in questa scuola? Mi piacerebbe moltissimo venire in questa scuola. Allora, questo progetto è iniziato vedendo un film e da lì sono partite molte materie, abbiamo imparato molte cose, abbiamo fatto molte attività e ci sono anche piaciute molto. E ti piace questa scuola? Sì, mi piace molto, infatti verrò qui. Ti è piaciuto il progetto continuità? Sì, molto. Che voto daresti? 10 e lode. Quali sono le materie che ti hanno interessato di più? Mi hanno interessato di più spagnolo, francese, poi gli strumenti. E come te l'aspettavi questo progetto? Era... Me l'aspettavo... Come posso dire? Me l'aspettavo come l'ho vissuto. Ah, ok, quindi erano divertente. Delle aspettative positive le tue. Sì, sì. È stato davvero emozionante conoscere quei professori e fare questa esperienza in un'altra scuola, in un mondo nuovo. Uh-huh. E ti è piaciuto il progetto continuità? Sì, molto. Che cosa ti è piaciuto di più? Le professoresse, perché sono state brave e non crudeli con i bambini. Beh, più che crudeli, forse severe, intendevi. Ma che cosa pensi della scuola media in generale? Penso che sia bella, è un'ottima scuola. Ok. E le materie che ti sono piaciute di più? Spagnolo, strumento, pianoforte e francese. Il progetto continuità mi è piaciuto molto, anche perché me lo aspettavo diverso, invece è stato più bello. I professori erano molto bravi, alcune materie mi sono piaciute di più delle altre, tipo spagnolo, francese,
arte e tecnologia, pure gli altri sui strumenti. È stato bello. Che voto daresti a questo progetto? 10 lode. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow.